qualcuno che fa funzionare il... ecco. Grazie Davide. Bene, sono riconoscente al Signore perché mi dà questa gioia ancora oggi di condividere con voi la ricchezza, l'abbondanza della grazia di Dio. Ed è un vero piacere poter passare del tempo insieme ai credenti. Soprattutto questa mattina al culto il Signore mi ha parlato, penso che abbia parlato a ciascuno di voi, e siamo qui con un cuore veramente riconoscente al Signore. Io credo che non ci stancheremo mai, dico mai, di ascoltare quello che il Signore vuole indirizzarci, perché poi un giorno, forse non lo sapete, no, lo sapete senz'altro, un giorno quando saremo alla sua presenza vedremo il nostro passato e il presente, quando saremo alla presenza del Signore, e ci ricorderemo di questi momenti passati insieme. E quanto è prezioso poter aprire la parola di Dio. Questa mattina l'ha fatto il fratello, avete fatto ciascuno di voi leggendo una parte della parola, ora tocca a me, ma penso che il Signore si serve di tutti i suoi figli, perché quando apriamo la parola di Dio è Lui che vuole parlarci e noi dobbiamo far tesoro dei Suoi insegnamenti. Finché siamo in vita, finché il Signore ci lascia qua giù, abbiamo bisogno dei Suoi insegnamenti perché la nostra vita venga indirizzata nel giusto sentiero. Se la nostra società ha preso una piega diversa è perché l'umanità in cui noi viviamo, la società in cui noi viviamo, non teme al Signore e ha bisogno proprio della grazia di Dio perché possa avere un cambiamento efficace e così unirsi anche agli altri figli di Dio per lodare il nome del Signore. Bene, non voglio dilungarmi molto, anche perché come vedete a volte ci sono pochi appunti, ma parlando il Signore poi suggerisce delle cose e il tempo vola. Sapete che abbiamo iniziato con il concetto della famiglia, poi abbiamo parlato del matrimonio, che è una bella cosa. Quelli che l'hanno realizzato penso siano contenti, io lo sono, e quelli che stanno aspettando il momento per realizzarlo non vedono l'ora, è vero, di realizzare questo evento così importante. Però al di là del matrimonio, voi sapete bene che ci sono poi un'infinità di responsabilità nella coppia. E in un modo particolare, ieri sera abbiamo toccato dei punti molto pratici, perché se una coppia deve funzionare bene, allora i conflitti che si manifesteranno durante il percorso della vita devono essere affrontati seriamente con il timore del Signore e sarà lo Spirito di Dio che ci aiuterà a comprendere come noi dobbiamo comportarci con il nostro coniuge e con i nostri figli. Infatti, come vedete questa mattina, il tema di questa mattina riguarda l'importanza di educare i figli. Quanto è importante educare i figli? C'è il Salmo che voi conoscete molto bene, 127, versetto 3, che ci ricorda proprio questa grande verità. I figli
sono un'eredità che viene dall'Eterno e il frutto del grembo è un premio. Che bella realtà questa. Allora, se sappiamo che i figli sono un dono del Signore, il nostro cuore, è vero, si riempie di gioia. Qualcuno ha detto: essere genitori è una grande avventura e a volte le responsabilità ci spaventano. Perché? Perché nel mondo di oggi sembra più difficile seguire le indicazioni di Dio. I genitori cristiani devono affrontare ogni giorno situazioni e problematiche nuove e non sempre sanno come comportarsi. I genitori cristiani, alcuni, non tutti, non vorrei essere frainteso, perché ora arriviamo. Ma la parola di Dio, la Bibbia, è vero, nella parola di Dio troviamo preziosi insegnamenti per la vita pratica di ogni giorno, ma anche indicazioni di carattere teologico, etico e spirituale. Voi sapete benissimo che ci sono delle responsabilità che investono entrambi i genitori. Per esempio, iniziamo con le responsabilità del padre. E questo potrebbe essere, faccio una piccola parentesi, visto che ieri abbiamo parlato del fidanzamento, mi hanno fatto alcune domande. Come conosce la persona giusta? Allora, nell'individuare, è vero, la persona giusta, dobbiamo capire questi elementi che ora sto per dirvi. E riguarda soprattutto i mariti, i genitori, in questo momento. Il genitore deve essere una guida sicura, forte e saggia. È importante questo. I figli hanno bisogno di vedere nel papà una guida forte, sicura e saggia. È importante. Lo posso dire per esperienza, ma se dovessi chiedere a ciascuno di voi, voi direste la stessa cosa. Poi il genitore, il padre, deve essere di esempio e deve essere coerente. E mentre mettevo questo appunto, mi è venuto in mente un fatto che è accaduto fra me e mio figlio quando era adolescente, a proposito di coerenza e di esempio. Mio figlio, che era adolescente, andava a scuola e ovviamente influenzato dai suoi amici, sapete, all'età di 13-14 anni, tutti fumavano. Allora mio figlio di nascosto fumava e poi veniva a casa e c'aveva il pacchetto di sigarette nella tasca della giacca. Io, come al solito, andavo sempre a controllare e ho visto su questo pacchetto di sigarette. E a questo punto gli ho chiesto: ma come mai? E mio figlio è rimasto un po' scandalizzato. Dice: come fa? Perché hai messo le mani nella tasca della giacca? E beh, sono il tuo padre, ho il dovere di avere cura di te e così mi preoccupo anche della tua salute. Dico: ma cosa fa questo? Sai, gli amici qua e là, però ha trovato un sacco di scuse. Allora gli ho fatto una domanda: hai mai visto tuo padre fumare? E lui ha detto: no. Beh, allora non lo farei neanche tu. E da quel momento vi attesto che da quel momento mio figlio ha preso quel pacchetto di sigaretta e basta, l'ha gettato via. Non ha più fumato. Io non so ora se tocco un tasto delicato o meno, però questa è la mia esperienza come genitore. Ho parlato del fumo, ma potrebbe essere, per dire, l'alcol, potrebbe essere qualunque altra cosa. Un genitore deve essere di esempio e deve essere coerente. Deve educare nell'istruzione del Signore e nella disciplina. Deve educare nel fare le giuste scelte. Deve cercare di non irritare i figli. E la mamma cosa deve fare? Anche le mamme hanno una grande responsabilità nell'educare i figli. La mamma è una fonte di amore e di tenerezza. Poi le mamme, in un modo particolare, almeno per le ragazze, è vero, per le figlie, sono una sincera consigliera, ma anche per i maschi,
tante volte. E poi le mamme sono un forte riferimento spirituale, perché se una mamma ama realmente il Signore ed è consacrata a Dio, allora saprà trasmettere anche ai suoi figli questi valori spirituali. E i bambini da piccoli impareranno queste cose. Allora la domanda che ci facciamo è questa, perché ho iniziato con qualche titubanza da parte di qualche credente. Quale tipo di generazione abbiamo nella nostra società? Sapete, ho letto di un famoso studioso della vecchia generazione, era un educatore a livello mondiale, molto famoso. Ora non vorrei sbagliare il nome, perché è un esempio che mi è venuto in mente questa mattina. Era il dottor Spook, se non ricordo male. Questo dottore, che ha scritto centinaia di libri sull'educazione dei figli, aveva detto che praticamente uno non deve assillare i bambini da piccoli, non deve caricarli di responsabilità, devono essere lasciati liberi, non bisogna punirli e così via. Praticamente questo tipo di insegnamento è stato dato a tutta la sua generazione. Che cos'è successo? Un'intera generazione è stata educata male. Dopo 30 anni, questo professore che ha scritto questi libri ha dovuto ammettere questo: ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Facciamo attenzione, molte volte, è vero, nel prendere dei consigli da altre persone, anche se sono istruite. La nostra istruzione è una sola, ed è questa, quella completa, la parola di Dio. E se la nostra generazione subisce questa influenza, il risultato dell'educazione viene trasmesso in questo modo ai nostri figli. Dunque facciamo attenzione. Dunque ci sono dei privilegi e delle responsabilità. I privilegi per i genitori credenti, l'abbiamo detto prima, Salmo 127,3, è un privilegio essere dei genitori e avere dei figli, perché i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno. Ma cominciamo con delle responsabilità. Qual è la prima responsabilità a cui noi genitori siamo chiamati? Dobbiamo preparare i figli a che cosa? A conoscere Dio. Quanto è importante questo. E come possiamo preparare i nostri figli a conoscere Dio? Prima di tutto, per mezzo della parola di Dio. Vogliamo leggere insieme in Deuteronomio, capitolo 6, so che queste cose le conosciamo, ma la parola di Dio ci rinfresca sempre la memoria e ci aiuta, è vero, quando noi ci avviciniamo ad essa. Deuteronomio 6, versetto 6 e 7. Possiamo leggere dal versetto 5, dice: tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio. Come? Con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. È proprio così il nostro amore per il Signore? Ci coinvolge completamente. E poi aggiunge: questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Cioè, in sostanza, cosa vuole dire? Vuol dire che sempre, in ogni occasione, in tutte le circostanze, siamo chiamati a inculcare la parola del Signore nella vita dei nostri figli. Mi ricordo quando i miei figli erano piccoli, hanno una differenza di 7 anni l'uno dall'altro, ma prima con il maggiore e poi successivamente con la minore, ho passato diverse ore con loro, soprattutto la sera, prima di andare a letto.
non perché voglio esaltare me stesso, ma oltre al lavoro secolare, poi c'era l'impegno nella chiesa, le visite e così via. Quando tornavo a casa, la cosa che poi mi rimaneva da fare era quello di passare del tempo con i miei figli. E non passava sera che non passassi del tempo con loro, raccontando delle storie bibliche. E così sono cresciuti, è vero, e sono andati avanti nel tempo. È stato per me un'esperienza straordinaria, ma anche per loro, perché ancora oggi, quando, è vero, mio figlio ora è sposato, ma quando ci viene a trovare, ci ricordiamo dei tempi e dice, sai, erano bei tempi, si passava del bel tempo insieme. Io non so quanto tempo passate voi con i vostri figli. È importante passare del tempo con i propri figli. Hanno bisogno del vostro calore, dei vostri consigli, della vostra simpatia, del vostro affetto, del vostro abbraccio. Quanto hanno bisogno? Quanto hanno bisogno? Cominciando da piccoli, per poi anche manifestarlo anche successivamente quando sono grandi. Ma un altro mezzo, oltre alla parola di Dio, è vero, abbiamo un altro mezzo che è importante, per mezzo della preghiera. Quanto tempo passiamo in preghiera per la nostra famiglia e per i nostri figli? Quanto è importante presentare tutti i vari bisogni al Signore per i nostri figli e per la famiglia. Sapete, molte volte ringrazio il Signore anche per delle cose sciocche, almeno per voi potrebbero essere cose sciocche, ma per me anche le minime cose, perché per esempio se chiedo al Signore mentre sto facendo una certa cosa, non so, devo prendere il treno per dire, e dico, Signore, mi raccomando, fa che il pullman arrivi in orario in modo che posso poi e così via, Noi chiediamo queste cose, poi una volta che abbiamo preso il treno poi ci dimentichiamo. Invece, se abbiamo chiesto qualcosa al Signore, poi dobbiamo ringraziarlo. E la preghiera è un mezzo efficace, e voi lo sapete, me lo insegnate. Quanto è importante passare del tempo in preghiera. E più noi avremo i calli alle ginocchia, e più il Signore ci benedirà. Più noi passeremo del tempo in preghiera per la nostra famiglia e i nostri figli, più quelle porte che erano chiuse si apriranno. Ma non è il compito soltanto del marito o solo della moglie, è il compito di entrambi i genitori. Quanto è bello che marito e moglie possano piegare le loro ginocchia davanti al Signore e pregare per il bene e lo sviluppo della famiglia, ma anche per il bene dei figli. Sapete, Giobbe, sebbene è un personaggio che è vissuto molti secoli fa, era un contemporaneo di Abramo, Giobbe si preoccupava della sua famiglia. Vorrei leggervi questo versetto, questi versetti, perché mi hanno toccato il cuore. Vi leggo i primi 5 versetti di Giobbe, del capitolo 1. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Sembra quasi uno di noi, no? Uno che ha delle famiglie numerose. E poi passiamo un pochino più avanti, dice, quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa. Mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva,
può darsi, non era sicuro, dice può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro. Giobbe cosa faceva? Faceva sempre così. Lo facciamo anche noi. Giobbe lo faceva sempre. Era un uomo che ci teneva la famiglia, che amava intensamente i figli. E anche quando fu provato, è vero, lui ricercò la faccia dell'Eterno ed ebbe le risposte che aspettava nella sua vita. Ma vediamo un altro aspetto, è vero, che riguarda preparare i figli a conoscere Dio. Abbiamo accennato qualcosa prima, ma ecco, poi per mezzo dell'esempio. Come faremo a convincere i nostri figli che Dio è importante se la nostra vita non è un punto di riferimento per essi? Allora, come dicevo prima, abbiamo necessità di passare del tempo con i nostri figli. E sapete, abbiamo tanti esempi nella Scrittura di persone che amavano i loro figli. Per esempio c'era Israele che amava Giuseppe, e Giuseppe a sua volta seppe amare la sua famiglia. E successivamente anche, è vero, Samuele e così via. Abbiamo tanti esempi di persone, di personaggi biblici che veramente hanno amato i propri figli. Dunque l'esempio è importante, è necessario. Siamo di esempio a nostra moglie, siamo di esempio al nostro marito, siamo di esempio ai nostri figli. Quanto è importante essere di esempio. Un altro aspetto che riguarda l'educazione dei figli: preparare i figli a una vita sana. Che significa? Significa che ci dobbiamo preoccupare di nutrire i nostri figli. Non è che li possiamo mettere al mondo e poi abbandonarli al loro destino, a se stessi. Allora dobbiamo preoccuparci di nutrirli. Dice Luca capitolo 11, versetto 11: chi è quel padre tra voi che se il figliuolo gli chiede un pane gli dia una pietra, o se gli chiede un pesce gli dia invece una serpe? Penso che nessuno di noi, è vero, farebbe questo. Però è importante ricordare la parola del Signore. Quanto è importante. Dunque ogni coppia desidera il bene dei suoi figli, ed è la responsabilità dei genitori prendersi cura dei figli, per il nutrimento, per la crescita, per lo sviluppo fisico, psichico e anche spirituale. Ma poi c'è un'altra necessità, la necessità di educare. Proverbi 22,6 dice: educa il fanciullo nella via che deve seguire, e anche quando sarà vecchio non l'abbandonerà. Ed è proprio vero, proprio vero. Ho fatto un'esperienza proprio qualche mese fa. C'è una famiglia che fa parte della nostra assemblea, che ha 3 figli maschi. Uno viene regolarmente alla adunanza, che è il più piccolo della famiglia, ma il più grande, che è stato alla scuola domenicale, poi ha cominciato a frequentare anche un po' il gruppo dei giovani, improvvisamente, quando ha cominciato il lavoro e così via, si è allontanato. E tutti i richiami che ci sono stati nei suoi riguardi non sono serviti a nulla. Ha fatto le sue esperienze. Beh, a distanza di anni, questo giovane è tornato improvvisamente nell'adunanza. E mi ha chiamato da parte e ha detto: sai Silvano, scusate, dice, io non ho dimenticato il Signore. È vero, ho fatto tanti errori nella mia vita, però ora voglio riprendere il mio posto nella Chiesa.
Nel frattempo, in questo periodo che lui si è allontanato, ha avuto una malattia che ora sta curando, e poi neanche a farlo apposta ha conosciuto una ragazza russa che in questi giorni deve arrivare in Italia, che imparerà l'italiano, per cui questa ragazza non conosce il Signore. Però lui ha già detto a questa ragazza: guarda che il mio posto è nella Chiesa, se vuoi seguirmi bene, altrimenti ritorna in Russia e così via. E ha messo già dei paletti. Questo per dire che quello che la parola di Dio insegna è la verità. Dice: educa il fanciullo nella via che devi seguire, e anche quando sarà vecchio non l'abbandonerà. Ed è così. Ricordiamoci questa promessa da parte del Signore. Il Signore non fa delle promesse a vuoto. Quando lui afferma una cosa, lui la mette in atto. Sta a noi credere nelle promesse del Signore e applicarle nella nostra vita. Sapete, il cuore di un fanciullo è paragonabile a un terreno, e chi ha lavorato la terra per tanto tempo lo sa molto meglio di me. Dobbiamo fare attenzione però a ciò che noi seminiamo in questo terreno. E soprattutto oggi ci sono tante cose, è vero che l'uomo, i mass media, cercano di seminare nel cuore dei ragazzi, e sono cose pericolose. Chi invece attinge dalla parola del Signore avrà una buona educazione. Il carattere si forma attraverso l'educazione che trasmette ai figli sin dalla fanciullezza, per cui dobbiamo già da piccoli, i genitori hanno la responsabilità di inculcare il concetto di autorità paterna e materna, in modo che i figli rispettano i genitori, non solo li rispettano ma li amino seriamente. E poi come genitori dobbiamo incoraggiare anche le potenzialità positive e creative dei ragazzi. Tante volte non ci curiamo abbastanza. Sapete, ora c'è l'abitudine, parlo in generale, non vi conosco, non so, ma in generale cosa succede? Soprattutto nel nord, dove c'è la possibilità che marito e moglie lavorino, quando nascono i figli li mettono davanti alla televisione tutto il giorno e poi loro vanno al lavoro. Pensate che in questo modo si sviluppano le loro capacità, la loro creatività? Che cosa succederà della loro vita? È molto pericoloso. Poi un'altra verità: la necessità di insegnare. Proverbi 1, versetti 8 e 9. Dice Proverbi: ascolta, figlio mio, l'ammaestramento di tuo padre, e non trascurare l'insegnamento di tua madre, perché saranno una corona di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Allora qui parla del fatto che non soltanto è la responsabilità del papà di insegnare al figlio ciò che è necessario della parola di Dio, ma c'è anche l'intervento della mamma, marito e moglie. Qui dice: ascolta, figlio mio, l'ammaestramento di tuo padre e non trascurare l'insegnamento di tua madre. Se una mamma non si ciba della parola di Dio, non ha una vita consacrata, non si nutre della parola di Dio e non ha un atteggiamento di preghiera, come farà a trasmettere questi valori a suo figlio o ai suoi figli? Quanto è importante. Ma c'è un altro argomento che ci tocca da vicino, perché dobbiamo amare i nostri figli, dobbiamo preoccuparci di farli crescere, di nutrirli, e di dare un insegnamento e così via. Ma poi c'è anche la disciplina da esercitare. E allora Proverbi 13:24 dice: chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. E molte volte siamo permissivi, dice: ma no, tutto sommato vabbè, stare sempre lì a rimproverarli, a castigarli. Però c'è un'etica da seguire,
E se c'è un'etica, ci sono delle regole che vanno seguite, e così un bambino o una bambina dovrà attenersi a queste regole che i genitori daranno. E se essi seguono queste regole, andranno per la via giusta. Viceversa, se noi non esercitiamo la disciplina, saremo delle persone senza proprio indisciplinati, e questo ci crea dei grossi problemi. Ovviamente, come genitori ci parla molto, perché siccome noi dobbiamo dare l'esempio, siamo anche noi disciplinati in famiglia. Come ci comportiamo come marito e moglie? Perché i figli osservano tutto, ascoltano tutto, e se il papà o la mamma agiscono in un certo modo, poi ci potranno dire: ma come, tu mi dici questo e tu non lo fai? Non so se vi è capitato qualche volta, ma è così. Allora è necessario esercitare la disciplina, ma anche noi dobbiamo essere delle persone disciplinate. Sapete, ci sono 5 suggerimenti che voglio leggervi. La disciplina dovrebbe avere inizio quando il bambino è ancora nella culla. Dice: ma si è esagerato, ma addirittura appena nasce. Ma è così, già dall'infanzia, dai primi mesi, uno deve esercitare la disciplina. Non abbiate paura di dare ordini. Il bambino che non deve fare mai nulla da sé e al quale tutto è concesso e nulla è richiesto è un bambino davvero viziato. Significa distruggere la sua personalità già da quando nasce. Allora dobbiamo fare attenzione. Il genitore che cerca di far contento il proprio figlio, cioè di accontentarlo sempre, cedendo sempre e non richiedendogli nulla, farà di suo figlio un essere infelice con tanti complessi psicologici. E io credo che, non so se avete notato, ci sono dei bambini che hanno dei problemi. Come mai hanno questi problemi? Perché noi non sappiamo esercitare la disciplina e non abbiamo dato un giusto indirizzo ai nostri figli. A volte succede, forse perché siamo stanchi, lavoriamo tutta la giornata, forse perché ci è andata qualcosa, è vero, storto durante il giorno, arriviamo a casa un po' nervosi, continuiamo magari a minacciare oppure ci arrabbiamo facilmente e desideriamo che i nostri figli a tutti i costi facciano in quel momento quello che noi diciamo. Però se le minacce che noi diamo e l'ira che manifestiamo poi non sono seguite dall'azione, faranno di vostro figlio una persona arrogante e anche un despota, ovviamente quando cresce. Allora facciamo attenzione. Credo che ci siano delle cose importanti da sottolineare. Occorre prima di tutto in famiglia stabilire delle regole. Io mi ricordo, avevo scritto non i 10 comandamenti, 10 regole che avevo attaccato sulla porta della cameretta di mio figlio, le cose che doveva osservare. E sembra strano, ma ovvio, tante volte sbagliava, ma ora senza puntare il fucile sul collo, però erano scritte quelle cose che lui doveva fare, doveva comportarsi in un certo modo, soprattutto quando andava a maladunanza, che non doveva dare fastidio, a stabilire delle regole. Poi il fatto di essere di esempio, che abbiamo già ripetuto, il fatto della disciplina, ma soprattutto nella disciplina bisogna fare attenzione, soprattutto oggi ai nostri tempi, di limitare l'uso del computer. Voi vedete già oggi i bambini hanno il telefonino mentre vanno all'asilo oppure alla scuola elementare, già c'hanno il telefonino. Io mi ricordo che me l'hanno regalato i miei figli quando ho compiuto non so quanti anni, per dire. Oppure loro sono già i maghi del computer, sanno già tutto. Infatti io ho imparato a usare il computer da mia figlia, ma ormai è grande, e così via. Ma facciamo attenzione, perché
Internet è pericolosa per i bambini, è pericolosa per gli adulti quando non usano correttamente Internet. C'è un grave pericolo, facciamo attenzione a Internet. E poi l'uso del televisore in un modo improprio crea dei problemi, perché il televisore impedisce il dialogo, manipola le coscienze, crea problemi relazionali e poi gioca con l'emozione e non ci dà una giusta visione della realtà, crea falsi modelli. E voi sapete, tutte le trasmissioni che fanno ora sono tutti dei falsi modelli, e la gioventù di oggi cerca di adeguarsi a quei modelli pensando di aver raggiunto il massimo della loro vita. Poi si accorge improvvisamente che hanno un profondo vuoto dentro di sé. E allora facciamo attenzione. Invece la Bibbia, che cosa fa la Bibbia? La parola di Dio invece edifica, dà dei sani principi, dà un solido fondamento, dà una sana educazione e dà delle certezze spirituali. Perché c'è tanta gente incerta? È perché quando leggiamo la Bibbia molte volte siamo superficiali. Ci dobbiamo nutrire della parola di Dio, ma quelle certezze che il Signore ci trasmette devono essere la base, il fondamento, il sostegno della nostra fede quotidiana. E la stessa cosa deve essere per i nostri figli. Ma vediamo un altro argomento. Nell'educazione dei figli. Il mezzo di disciplina stabilito da Dio. Non so se voi sapete qual è questo mezzo che Dio ha stabilito. È un mezzo molto antico, che magari ci farà sorridere. Non lo so. Il mezzo che Dio ha stabilito è la verga. Beh, non ho trovato un disegno adeguato. Allora mi sono ricordato quando ero piccolo che mio padre, insomma, l'ha usato nei miei confronti. Vedo che vi fa sorridere la cosa. Ma quanti di voi hanno un battipane a casa? Forse per battere sulle coperte quando stanno fuori al sole, per la polvere o robe del genere. Ma non si usa più con i figli, o no? Dice, ma fratello Silvano, ma tu c'hai i paraocchi, sei all'antica, ormai le cose sono cambiate, i bambini moderni insomma sono diversi. Eh sì, ma tutto comincia dalla culla. Ecco, questo è importante. Allora vediamo il primo mezzo. La verga, che sembra punitiva, però la parola di Dio che ci dice che è un mezzo d'amore. Vediamo cosa dice Proverbi 13:24. Dice: chi risparmia la verga, oppure la disciplina, non è che necessariamente dobbiamo prendere una mazza e bastonare i nostri figli, però la disciplina, chi risparmia la verga odia il figliuolo. Allora facciamo attenzione, è la parola del Signore. Ma chi l'ama lo corregge per tempo. È importante questo. Vediamo il secondo punto. La verga dice che è un mezzo efficace. Infatti dice proprio questo, Proverbi 29:15. La verga e la riprensione, cioè il rimprovero, danno sapienza. Ma il fanciullo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. La responsabilità della mamma quando è in casa, no? Che deve curare in un modo particolare i propri figli. Allora vedete che non sono parole mie, è la parola del Signore. Dice, ma questo si usava tanti anni fa, oggi non sono più i mezzi moderni per usare, ma facciamo attenzione. Il terzo mezzo, la verga è un mezzo stabilito da Dio, è sempre Proverbi. Io vi consiglierei, quando tornate a casa, magari oggi pomeriggio no, perché siete stanchi, ma questa nuova settimana cominciate a leggere con i vostri figli il libro di Proverbi,
che troverete una serie di indicazioni per come devono essere diciamo educati i figli, ovviamente con i ragazzi che possono comprendere quando uno legge. Ma Proverbi 23, 13 e 14 dice: non risparmiare la correzione al fanciullo, se lo batti con la verga non emorrà. Certo, se uno lo piglia in testa e gli dà un colpo mortale, ovvio che bisogna cercare di usare prudenza. Però dice: se lo batti con la verga non emorrà, lo batterai con la verga, ripete, ma libererai l'anima sua dal soggiorno dei morti. Allora è un mezzo efficace, importante, che Dio ha stabilito, e noi ci siamo dimenticati di questo mezzo. A volte forse per l'irruenza, perché siamo arrabbiati, usiamo le mani a sproposito. Certo, dobbiamo educare e correggere i nostri figli, ma facciamolo anche con sapienza, perché non è che dobbiamo poi creare dei problemi fisici ai nostri figli o dei traumi, quello no. Ecco perché dobbiamo usare saggezza, e anche i mezzi che noi usiamo per educare i nostri figli e correggerli devono essere usati proprio con la saggezza di Dio. Vediamo un altro punto: preparare i figli a una vita onorevole. Ci sono quattro cose importanti che voglio vedere con voi, che voi conoscete senz'altro bene, ma è bello ripassarle insieme. La prima cosa è l'obbedienza. È importante che i figli siano obbedienti. Colossesi 3:20 dice: figliuoli, ubbidite ai vostri genitori qualche volta. No, non è scritto così. Dice: figliuoli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa. Non qualche volta, in ogni cosa. Poiché questo è accettevole al Signore. E noi abbiamo dimenticato questa parola. E Efesi capitolo 6, versetto 1 dice: figliuoli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché è giusto. Allora, la prima cosa che i ragazzi, i bambini devono imparare è l'obbedienza. Ovviamente, se anche noi siamo obbedienti al Signore e ci sottomettiamo alla sua volontà e alla sua parola, i figli vedranno il nostro atteggiamento, e non sarà difficile per loro mostrare obbedienza verso i propri genitori. Infatti, ubbidire soddisfa il cuore di Dio, e ubbidire è un comportamento giusto per una vita onorevole. Ma c'è un'altra cosa: oltre all'obbedienza c'è la sottomissione. È sempre questa sottomissione, ne abbiamo parlato abbastanza, insomma, però è importante la sottomissione. Prima Timoteo 3:4 dice, parla ovviamente degli anziani e dei diaconi, ma è una frase che possiamo applicare alla famiglia, e c'è che ogni genitore che governa bene la propria famiglia deve tenere i figli in sottomissione con ogni decoro. È importante questo. Allora, insegnare la sottomissione. Sapete, troviamo nella scrittura degli esempi di ragazzi, di giovani, di figli che non sono stati sottomessi. Vi cito soltanto due casi di figli disobbedienti. Vogliamo leggere prima Samuele capitolo 2, versetto 22 e 25. Leggo dal versetto 22. Eli, voi conoscete il personaggio di Eli. Eli era molto vecchio e udì tutto quello che i suoi figli facevano a tutto Israele, e come si univano alle donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. Cioè, facevano delle cose obbrobriose, avevano delle relazioni con le donne che erano all'ingresso della tenda di convegno. E il Signore Eli disse loro, ai figli: perché fate queste cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre azioni malvagie. Non fate così, figli miei. Ma ormai erano grandi,
Se avesse esercitato la disciplina da piccolo non sarebbe arrivato a questa situazione. Non fate così, figli miei, poiché quello che odo di voi non è buono. Voi traviate il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica. Ma se pecca contro il Signore, chi intercederà per lui? Allora, egli ha dovuto fare una brutta esperienza. Era un bravo servo di Dio, però aveva dei figli disobbedienti. Vedete nel capitolo 8, sempre di Prima Samuele, leggo soltanto i primi tre versetti. Leggo dal versetto 1 al versetto 3. Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele. Suo figlio primogenito si chiamava Joel e il secondo Abia. Essi esercitavano la funzione di giudici a Beersheba. Vedete il versetto 3. I suoi figli, però, non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio. Samuele, sappiamo, era un uomo di Dio, però per quanto riguarda la disciplina dei figli non l'ha esercitata bene, perché i suoi figli alla fine, quando hanno avuto delle responsabilità, non hanno saputo approfittare del momento e hanno mostrato tutta la loro cattiveria, il loro male che era nel loro cuore. Ancora un altro punto, il rispetto e l'onore. Il rispetto e l'onore per i genitori è il terzo passo significativo. Infatti, nella legge di Mosè, uno dei comandamenti, Esodo 20, 12, dice: onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati. L'Eterno stabilisce una regola fondamentale per la vita dell'uomo e la dà nel quinto comandamento della legge, un comandamento con una promessa, e cioè quello di onorare il padre e la madre. Non dice solo il padre, ma anche la madre. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni ti siano prolungati. E poi l'ultima cosa è la riconoscenza. La riconoscenza è il quarto passo importante. Quando i figli vengono ben educati, saranno riconoscenti prima di tutto a Dio e poi saranno riconoscenti ai propri genitori. Colossesi 3,15 dice: siate riconoscenti. Ebrei 12,28 dice: siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Quanto è importante essere riconoscenti. Sapete, il salmista Davide aveva sperimentato nella sua vita una profonda riconoscenza per l'Eterno, per gli insegnamenti e la preparazione ricevuta dai suoi genitori e per le prove che aveva affrontato nella sua vita. Quella disciplina fu salutare e formativa per il futuro re di Israele. Un filosofo dice della famiglia, sto concludendo, scusate, ho finito. Ha detto queste parole a proposito della famiglia. Non so se fosse un credente oppure no, però è una frase che mi è rimasta sul cuore. Ha detto questo filosofo: non lasciatevi indurre in errore da una retorica evanescente. Non è né lo Stato, né la scuola, né alcun'altra istituzione pubblica che forma la persona, ma il focolare domestico. Non sono coloro che governano che fanno il paese, né i maestri che orientano la vita, ma i padri di famiglia, le madri di famiglia. Ciò che è determinante ed essenziale non è la vita pubblica, ma la vita di famiglia. È questa che alimenta le radici ed è dalla qualità delle radici che dipende la fecondità dell'albero. Certo, ci vorrebbe un'altra giornata per spiegare tutto questo, ma per chi ha compreso, dà un valore straordinario alla famiglia. E tutto quello che abbiamo detto in questi tre giorni è appoggiato unicamente sulla parola di Dio. Allora,
siamo arrivati alla conclusione davvero. Forse qualcuno dirà oggi, dice, ma fratello, tu hai parlato bene o male, non lo so qual è il giudizio, magari non mi inviterete più perché dopo tutte queste cose, dice, sto fratello è troppo lungo e ci fa perdere tempo. Ma come credenti, che cosa vogliamo fare? È questa la domanda che dobbiamo porci questa mattina. Cosa vogliamo fare della nostra famiglia, della famiglia che Dio ti ha affidato, fratello, della famiglia che Dio ti ha affidato, sorella? Cosa vuoi fare della tua vita, di voi giovani che state per affrontare questa esperienza del matrimonio? Che cosa volete fare? Quanto è importante attingere le forze, le capacità, la saggezza dalla parola di Dio. Abbiamo letto tanti versetti, ne potevamo citarne ancora tanti, ma credo che quelli erano attinenti all'argomento e ci aiuteranno nella nostra vita. Forse avete dei figli già adulti, già sposati, però non dimenticate queste cose. Se c'è stato qualche atteggiamento fra voi e i vostri figli, anche adulti, potete sempre cambiare atteggiamento. Il Signore vuole che noi cambiamo atteggiamento davanti a Lui. Forse, dico forse, non lo so, abbiamo fatto degli errori, ma se abbiamo fatto degli errori dobbiamo anche saper riconoscere davanti a Dio che abbiamo fatto degli errori. E quando uno riconosce di aver fatto degli errori, deve ricorrere al riparo. Deve cambiare vita, in sostanza. Non dobbiamo aver vergogna di ammettere i nostri errori. Non dobbiamo aver vergogna di dire ai nostri figli, guarda, ho sbagliato in quella circostanza, ti chiedo perdono, ti chiedo scusa. Così i nostri figli sapranno avere maggiore onore per ciascuno di noi. Concludo con un versetto della Scrittura, perché un uomo di Dio ha detto esattamente queste parole perché ha fatto una scelta nella sua vita. Vedete cosa ha fatto? Giosuè 24:15. E Giosuè davanti a tutto il popolo ha detto questo: e se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorei, nel paese dei quali abitate. Ma quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Che queste parole il Signore le possa scolpire prima di tutto nella mia vita e poi nella vita di ciascuno di voi. Quello che abbiamo detto in questi 3 giorni non sono delle sciocchezze, sono delle cose da prendere sul serio. E il Signore si aspetta da noi un atteggiamento di sottomissione e di riverenza. Perché se noi amiamo la parola di Dio, nello stesso modo e forse anche di più, ameremo l'Iddio che ci ha amati e ha dato la propria vita per la nostra salvezza eterna. Ci è stato ricordato questa mattina il grande perdono che Dio ci ha offerto in Cristo Gesù. Non eravamo degni di ricevere il perdono di Dio, ma Dio l'ha fatto lo stesso. Cosa abbiamo fatto noi per meritarci quel perdono? Abbiamo fatto nulla. Abbiamo soltanto creduto in Gesù, il nostro Signore. Abbiamo creduto che Lui si è sacrificato per noi, che Lui non soltanto è morto ma è risorto dai morti, ed è stato letto questa mattina, Egli siede alla destra del Padre. E ancora oggi, nonostante siano passati più di 2000 anni, Egli intercede per la Chiesa, per i credenti, per le famiglie, per la famiglia di Dio. Allora umiliamoci davanti a Dio e diciamo: Signore, grazie per quello che tu ci hai dato. Non perché, ripeto,
sono io che vi parlo, ma onorate il Signore e il Signore vi darà delle grandi benedizioni nella vostra vita. Amen.